siamo oggi a Termoli in occasione del primo raduno del Classic Car Club Molise dopo la pandemia. Il Classic Car Club Molise è nato nel 1985 per volontà di alcune persone appassionate di auto d'epoca. Il fine di questo club è quello di coniugare la passione per le auto d'epoca con uno scopo ben definito, culturale, che è quello di visitare i luoghi non solo della nostra regione, ma anche quelli fuori della nostra regione. Infatti organizziamo durante l'anno diversi raduni, non solo in Molise, ma nelle regioni limitrofe. Oggi siamo stati qui a Termoli, abbiamo visitato il Bosco Magico della signora Maria Carmela Scutti e poi abbiamo gustato, nel vero senso della parola, uno spettacolo dei falconieri di Termoli. Molte sono state le macchine presenti, adesso ve ne facciamo vedere alcune. Eccole. Buonasera, sono Maria Loreta, oggi siamo venuti a Termoli, ho portato la mia Ford Fiesta 1100 dell'anno 1983. C'è il filtro aria, una vecchia macchina a carburatore, 1100 di cilindrata, lavori, manutenzione, niente, non c'è cambio olio e basta. Chilometri ce n'ha 67.000, comprata circa 6-7 anni fa. Allora, la macchina che vedete alla mia destra è una Fiat X19 Firespeed 1980, anche se l'auto è stata ideata e costruita per la prima volta nell'ottobre 72 con un motore 1300. Questa è una versione successiva, cosiddetta anche versione America, perché è stata concepita per l'esportazione all'estero. Niente, è una cilindrata 1499, doppio carburatore, e motore che deriva dal famoso, diciamo famoso 128 AS, e poi che era di un 1300, ora è elaborata 1500, quindi AS1 hanno aggiunto un 1 per identificare il nuovo tipo di motore. Tutto qua, insomma, una trazione posteriore, motore centrale tipo le Ferrari, ecco, per dirci, tant'è vero all'epoca era chiamata anche la Ferrari dei poveri, perché è una macchina che ha un certo stile, è una certa cosa, è una targa perché ha la cappotte che si toglie tipo le Porsche. Tanto per capirci. Motore centrale è nulla, è un motore come un derivato del 128 maggiorato di potenzialità, 83-86 cavalli, qualcosa del genere, non ricordo esattamente bene. Velocità circa 180 km orari all'epoca, oggi ne fa 170 di sicuro. Motore 1499 per la precisione, 1499, maggiorato del 1328 dell'epoca, e l'hanno, mentre hanno fatto altre versioni precedenti, 1300 che differenziava da questa per l'interno, un po' per i paraurti e tutte queste cose qua. I paraurti erano spezzettati, mentre questi sono a fascioni tipo le Volvo, diciamo. Ecco. Una Peugeot 205 di Roland Garros, carrozzata Pininfarina. Abbiamo preso già la targa oro ed è del 1993. Questo è l'ultimo modello, cioè quasi fine produzione del 1993 di questo modello, quindi è il top dell'evoluzione. Quindi il motore inizialmente era carburatore, è diventato a iniezione e anche un primo livello di catalizzazione. Quindi è un 1360 dominato normalmente un 1400 e ha il top dell'evoluzione di questo modello. Questo è un modello realizzato dalla Pininfarina, è una cappotto ad un certo livello per l'epoca, in triplo strato, cioè uno strato esterno, un interno e un intermezzo, un'impottitura per maggior termicità della macchina. È il top dell'evoluzione, è una macchina che veramente ha degli interni molto molto comodi, la qualità delle rifiniture sono in pelle vera, naturale, bianca, il comfort di questa macchina è notevole, anche la stabilità. Il vantaggio di questa cabrio che ha due posti aggiuntivi reali, cioè due persone dietro
si siedono comodamente. Modelli anche superiori successivi, i posti posteriori sono veramente simbolici. Qui si viaggia comodamente in quattro persone. Allora, come modello questo è un duetto Alfa Romeo linea aerodinamica, un disegno di Pininfarina dell'anno 88, è una targa oro, me la gestisco quasi tutta quanta da me, sia nella parte meccanica che nelle altre cose, perché la mia passione più che le auto, delle auto è più la parte meccanica, assistere alla parte meccanica. La meccanica segue certamente la linea Alfa Romeo, asse a cammin in testa, e questo c'è da ricordarlo ed è molto importante che è stata una delle prime fabbriche a mettere gli assi a cammin in testa alle macchine con le valvole direttamente comandate dagli assi a cammin. Per quanto riguarda l'alimentazione, si è alimentata da due carburatori doppio corpo. Poi per quanto riguarda la camera di scoppio, che è un fatto molto importante dell'Alfa Romeo, è una delle prime macchine ad avere la camera di scoppio sferica. Ha una buona circolazione d'olio, una buona lubrificazione e segue tutta la storia Alfa Romeo, perché dopo di questa comincia l'elettronica, mentre questa è una macchina veramente che rimane nella storicità Alfa Romeo. Carburatore a doppio corpo, cilindri fatti così come spiegavo prima. È una macchina che dà belle soddisfazioni, perché ancora oggi riesce a dare delle, a esprimersi bene con la sua velocità, con la sua stabilità. Ed è una macchina che, essendo una Spider, dà il divertimento di potersi godere il tempo. Questa è una macchina, come dicevo, che si esprime molto bene, essendo una macchina di 32 anni, insomma, ancora delle caratteristiche valide. Quindi basta riflettere sui 32 anni e pensare che oggi ha queste caratteristiche. Figuriamoci al tempo che è nata, che espressione poteva dare di sé. Un'espressione veramente Alfa Romeo. Ecco da dove deriva tutta la storicità di Alfa Romeo, che ha sempre fatto fino a un certo punto delle macchine validissime che esaltavano le macchine italiane, i marchi italiani, il brand italiano. Ancora oggi è una macchina che piace perché i consumi sono relativamente bassi, ha una buona stabilità come dicevo prima e si guida facilmente. Allora, volevo illustrarvi un attimino questa macchina, che è una macchina un po' particolare, ce ne sono pochissime in giro. Si tratta di una Saab 2000 Turbo 16 valvole del 1989. È una bella macchina, abbastanza comoda, veloce, spaziosa. È una macchina costruita in Svezia
diversi anni fa. Purtroppo il marchio non esiste più, però noi cerchiamo come appassionati di conservarle, di tenerle su, di rimetterle a nuovo e di portarle avanti nel tempo e poi forse anche di cederle ai nostri figli, che ci auguriamo in questo ci sia un proseguo, insomma. E come dicevo, è una macchina 2000 molto innovativa per l'epoca, ma ancora adesso onestamente non ha nulla da invidiare a macchine più nuove, più moderne. Allora, come dicevo prima, questa è una Saab che ha un motore 2000 di cilindrata, un 16 valvole sovralimentato turbo ed ha una potenza effettiva di 175 cavalli, quindi è una macchina abbastanza potente, ha molto sprint e per l'epoca era un motore veramente avveniristico. E la Saab è nata, il marchio Saab più che altro, è nato proprio come costruttore di motori per aeroplani. È un marchio nato negli anni 30 e ha montato appunto questi motori qui anche su piccoli aeroplani, quindi sono dei motori molto molto affidabili, molto potenti, hanno una coppia molto bassa ed hanno anche un buon allungo, per cui diciamo la velocità di questa macchina è di circa 215 km orari come dichiarato dalla casa costruttrice. Ripeto, è una macchina del 1989, molto 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 avveniristica e non ha nulla, ecco, ci tengo a dirlo, da invidiare ad una macchina moderna costruita oggi. Allora, come potete vedere qui, la macchina ha degli interni in alcantara e oggi ormai gli interni sono quasi tutti sintetici, in similpelle, sono poche le macchine che conservano queste caratteristiche, pochissime. E c'ha un bel cruscotto molto ampio, ha il tettuccio apribile, ha l'aria condizionata, gli specchietti già all'epoca regolabili dall'interno, sedili riscaldati, insomma ha tante caratteristiche che ancora oggi sono, penso, abbastanza invidiabili per quella che era l'auto dell'epoca del 1989. Allora, l'auto ha un bagagliaio molto 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 ampio, ben rifinito in moquette, ecco come potete vedere, vedete? I sedili sono anche ribaltabili, quindi ci si potrebbe trasportare forse, penso, una Smart come dimensioni. Ha molti accessori, ecco, vi faccio vedere. Già il rotino di scorta, tante cosine, addirittura un sacchetto dove ci si può mettere la gomma forata. Nel cambio gomme la gomma può entrare tranquillamente in questo sacchettino in modo tale che non si sporca il cofano. E ci sono molti particolari avveniristici, come, ecco, io dico sempre, perché è una macchina stava molto molto avanti per l'epoca. Salve, stamattina ho portato a Termoli un 3000 Mercedes SL 24 valvole, due posti, ma è un 3000 potenza 24 valvole iniezione. Diciamo la velocità 2,40, 2,50, porta scappottabile elettronica, cappotta rigida. La consiglio a tutti, io sono un patito di queste macchine, ce n'ho due e questo è. C'è anche l'antifurto, c'è tutto. Sedile in pelle, autoradio, aria condizionata. A cambio manuale, 5 marce e niente, questo è tutto. Si conclude questa bellissima giornata qui a Termoli. Il Classic Car Club è rimasto soddisfatto di questa bellissima esperienza che ci hanno fatto fare Ezio Varrassi di Termoli Wild, che ci ha permesso di conoscere ancora di più questa bellissima città, insieme alla signora Maria Carmela Scutti del Bosco Magico, che ci ha fatto scoprire una realtà naturalistica bellissima di questa città.
Un ringraziamento anche a Sottovento che ha permesso alle nostre macchine di sostare per l'intera giornata. Ringraziamo anche la falconeria Usconium che ci ha permesso di ammirare i loro rapaci e di gustare questo bellissimo spettacolo che raccomandiamo a tutti. Grazie, grazie di nuovo.